Numeri da record per la 48esima edizione della Baceno Devero Crampiolo. Infatti, gli iscritti alla classica camminata non competitiva sono stati ben 584. I numeri stanno a testimoniare come questo evento sia sempre apprezzato dai runners, sia per la sua storicità che per la capacità di stare al passo coi tempi. Grande entusiasmo per gli organizzatori, Ossola Ski Team e Sci Club Antigorio, Cooperativa Devero 2.0 e Gruppo Alpini Baceno. La gara ha visto trionfare per la quarta volta consecutiva Alessandro Turroni, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 1:12:58, a soli 9 secondi dal record sul percorso ottenuto dallo stesso Turroni nel 2016. Il podio è stato completato da altri due atleti di livello internazionale, come Cristian Minoggio e Damiano Lenzi, che hanno chiuso rispettivamente con un tempo di 1:16:07 e di 1:16:09. In quarta posizione è arrivato Giovanni Vanini, mentre il quinto posto è andato a Mauro Stoppini. Tra le donne, la prima a raggiungere i 1831 metri dell'Alpe Crampiolo è stata Tiziana Di Sessa, con un tempo di 1:34:53, che ha preceduto Cecilia Pedroni, Daniela Bergamaschi, Monica Moia e Mara Minato. Per quanto riguarda gli under 14, successo per Mattia Ponti, in 1:43:56. Tra le ragazze invece la più veloce è stata Lisa Matthews in 1:57:20. Il prossimo appuntamento per la Baceno Devero Crampiolo è già fissato per il 16 agosto 2019. La gara è stata di un bel livello. Siamo partiti forse un po' più forte rispetto agli altri anni. E infatti a Goglio sono arrivato un po' più stanco. Sono riuscito a fare la differenza dove la facevo gli anni passati, dal treno dei bimbi fino a Goglio, che è la parte più corribile dove io riesco a fare un po' più di velocità. Invece sulla salita più dura sapevo che Lenzi e Minoggi hanno qualcosa in più di me, quindi sono riuscito a farli arrivare un po' più stanchi e un po' più staccati, quindi sono riuscito a gestirmi bene la salita. Più dopo, quando sono arrivato a Devero, ho potuto gestire fino all'arrivo. Grandissimo!